Benvenuti ragazzi, oggi vi mostro come avere il mio sfondo animato, visto che me l'avete chiesto in tantissimi. Oggi sono qui per mostrarvi per l'appunto come avere questo tipo di sfondo. Allora, il software che utilizzo io è questo qui, Wallpaper Engine. Costa 4 € su Steam e devo dire che li vale tutti. Qui ci sono vari sfondi che ho scaricato, ad esempio questo qua di Dragon Ball. Ecco qua che si muove qui il logo. Allora, come ho già detto, la versione che utilizzo io è quella comprata su Steam a 3,99 €. Però esiste anche la versione craccata che è questa qui. Vi lascerò il link in descrizione. Dovrete scaricare questo archivio, dopodiché estrarre questa cartella chiamata Wallpaper Engine e all'interno troverete dei file. Se avete un computer a 64 bit, avviate questo qua, Wallpaper 64, mentre se avete un computer a 32 bit, avviate Wallpaper 32. Poi nell'altra cartella troverete degli sfondi che ho caricato, perché nella versione craccata gli sfondi bisogna metterli manualmente. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che qui potete cambiare le impostazioni. In caso abbiate un computer non molto potente, qui potete scegliere la qualità bassa, media e alta. E qui anche gli FPS. Se avete un computer scarso potete mettere 10 FPS, ma io vi consiglio almeno 60. Ecco qua, così vedrete le foglie fluide. Il secondo metodo è utilizzare quest'altro software. Vi lascerò il link in descrizione anche di questo. Dovrete chiaramente estrarre l'archivio e all'interno troverete questa cartella dove all'interno c'è questo punto .exe. Voi lo avviate, fate l'installazione. E una volta installata avrete questo software qua. Ok, questa qui è la schermata. All'interno della cartella troverete anche qui vari sfondi. Basta trascinarli qui sul desktop e andare su tipologia video e andare nella cartella degli sfondi. Anche qui ho messo vari sfondi, come ad esempio questo qui della balena. Qua selezionate il vostro monitor. Fate ok. Aspettate un attimo che lo carichi. Ed ecco qui lo sfondo. Molto carino. Per scaricare altri software basta che cliccate questo link di Google, fate doppio clic e qui potrete scaricare altri wallpaper. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate like, iscrivetevi al canale, vi invito anche ad entrare nel mio canale Telegram, trovate il link in descrizione. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a